Per parlare di progetti, di idee che si possono realizzare nella nostra città. Volevo fare una breve premessa per spiegare perché io in questo momento mi trovo qui in questo palco un po' più basso, un po' innovativo di mattina, perché abbiamo pensato un po' di cambiare. E vorrei spiegare perché io in questo momento sono candidato alle primarie di una coalizione che si chiama Coalizione Civica per lo Sviluppo di Gran Michele. Ho messo a disposizione della città di Gran Michele la mia esperienza, la mia persona, perché questo momento la nostra città, la nostra Italia sta vivendo una crisi drammatica. E voi sapete, già abbiamo visto, ascoltando anche la televisione, la drammaticità poi si trasforma certe volte in tragedie. Io faccio un mestiere, il mio mestiere è molto legato al sociale, è molto legato a ciò che succede. Poi questo si riflette sulle persone, sulle famiglie. E ho pensato che non potevo in questo momento non mettermi in gioco. Mi sono messo in gioco e sono messo in gioco alle primarie, io dico senza paracadute, sono primarie libere, aperte, si svolgeranno in questa piazza il 28 di aprile. Abbiamo lanciato le primarie a chi era disponibile a un cambiamento, a chi era disponibile a mettersi in gioco con generosità. Non tutti l'hanno accolto, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Con generosità alcune persone di questa città stiamo superando anche dei vecchi steccati, delle vecchie appartenenze, perché nei momenti di crisi, nei momenti di drammaticità bisogna mettersi insieme, come succede nelle famiglie. Nei momenti di difficoltà bisogna raccogliere le forze migliori di una città, di una famiglia, di una comunità e pensare al futuro, pensare al presente. E quindi la mia disponibilità a queste primarie è pensata in questo senso, a superare vecchie divisioni, superare vecchie logiche. E d'altronde a Gran Michele ci saranno solo liste civiche, in qualche modo le liste civiche per definizione sono delle liste trasversali. La sfida che noi vogliamo lanciare è sulle idee e sui progetti. Chi non ha accolto, io sempre dico che le primarie sono un atto di civiltà, di democrazia. Nei paesi più avanzati del mondo si fanno le primarie. Le primarie sono è un modo per selezionare i candidati a sindaco, a presidente. D'altronde anche le parti più innovative. In Italia abbiamo un esempio in qualche modo importante che viene osservato da tutto il mondo, anche chi utilizza il web, pensate al Movimento 5 Stelle, anche loro fanno le primarie, le fanno attraverso il web. Noi li vogliamo fare utilizzando da un lato il web, ma utilizzando anche la piazza, il contatto diretto, il confronto. In questa piazza ci confronteremo, io spero, con gli altri candidati della coalizione civica per lo sviluppo del Gran Michele, ci confronteremo in questa piazza, dibatteremo, discuteremo, accoglieremo anche le domande, il confronto con i cittadini, risponderemo a tutti i cittadini che hanno idee da proporre oppure anche quesiti da proporre, anche critiche da fare. E allora lo stile che noi vogliamo adottare è questo. Intanto ringrazio tutte le persone che si stanno proponendo con le liste civiche. Vedrete in questa piazza già da stamattina, io ho messo a disposizione la mia esperienza, non sono un giovanissimo, ho messo a disposizione la mia esperienza. In questi ultimi anni ho lavorato di più come tecnico, io da più di 5 anni, da 8 anni non faccio politica attiva, l'ho fatta la politica attiva. Essere, non ricordo bene, l'ho fatto in un'altra fase drammatica del nostro territorio, all'inizio degli anni 90, quando i cittadini, allora, mi ricordo un cittadino che si bruciò nella stanza del sindaco di Caltagirone, sono andato all'area industriale, le persone si incatenavano. Adesso stiamo vivendo una nuova crisi, per certi versi ancora più grave, più drammatica di quella di allora, perché è una crisi che parte da lontano, che è internazionale,
che è locale. Allora noi dobbiamo, ecco, questa crisi non si supererà così, non si supererà, si supererà con delle opportunità. Guardate, in crisi, i cinesi hanno, loro hanno un linguaggio diverso dal nostro, hanno un idioma. Crisi significa pericolo, pericolo grave, ma crisi significa anche opportunità. Noi usciremo da questa crisi con un cambiamento radicale. Fra qualche anno la nostra società non sarà più come la pensiamo adesso. Per questo ancora qualcuno mi domanda: ma cos'è questa lista civica? Siamo di fronte a cambiamenti radicali e ne usciremo da... Non sappiamo se usciamo da questa crisi, non sappiamo come ne usciamo da questa crisi. Io per mestiere so e mi occupo di crisi, mi occupo di situazioni drammatiche, spesso nel mio lavoro mi trovo a confrontarmi con situazioni che sono una situazione estrema. Per uscire dalla crisi ci vuole una prospettiva. Quando non solo tu devi superare l'immediatezza dello stato di pericolo e di sofferenza, ma per uscire dalla crisi bisogna avere fiducia e speranza in un futuro migliore e dobbiamo costruirlo insieme. Noi stamattina, ecco, questa era la premessa che volevo fare. Stamattina adesso noi parleremo sempre, vedrete, parleremo spesso di idee, di progetti. Io sono contento che ci sono tanti giovanissimi che mi criticano, mi dicono che parlo troppo, per esempio, che devo essere più veloce, essere più accorciare, e cercherò di fare il mio meglio per cambiare io intanto, seppure mi sento abbastanza innovativo. Prima quindi di concludere questa mia premessa, questa mia introduzione, voi potete seguire tutto quello che noi faremo in piazza, tutti i progetti, le idee, attraverso il web. Potete collegarvi con il mio blog che si chiama Raffaele Barone WordPress, potete collegarvi con Facebook, potete collegarvi, ecco, con i sistemi, potete proporre delle idee, dei progetti. Noi proprio stiamo proponendo questo, vorremmo sviluppare la partecipazione. Perché usciremo da questa crisi con un progetto condiviso, partecipato, non solo nella città di Gran Michele. Se dovessi diventare sindaco io l'indomani mattina, Gran Michele diventerà il paese leader di questo comprensorio, perché adesso vi dimostreremo che da questa crisi ne usciamo creando un'opportunità di una nuova istituzione. E il presidente Crocetta ha messo le basi, abolendo le province, ha detto quello che io ho pensato da 15 anni, lo penso da 15 anni, che i comuni si devono mettere insieme, i comuni del Calatino devono fare, perché tutte le cose, adesso lo vedrete, non c'è un problema che non si può affrontare se non si coinvolgono tutti i comuni del Calatino. E Caltagirone vive una crisi drammatica, Caltagirone ha dichiarato il dissesto, quindi alla nostra città, alla classe dirigente della nostra città viene chiesto uno sforzo enorme di generosità. Adesso passiamo ai programmi e vi dimostrerò che tutti i temi, dall'acqua pubblica, all'energia, all'ambiente, ai servizi sociali, all'ospedale, alla salute, si affrontano con un sistema nuovo di pensiero, nuovo di modalità, con nuove, se volete, anche forme di partecipazione e di istituzione. Per i giovani, forse i giovani mi capiscono, userò una parola, più che di governo, nei prossimi mesi, nei prossimi anni si parlerà di governance, cioè di un sistema di alleanze, di condivisione, di partecipazione. Adesso io voglio ringraziare intanto stamattina questi giovani che sono qui, sono giovani professionisti che sono già impegnati nel loro lavoro. Voglio dire a tutte le famiglie che sto incontrando in questo periodo, tante famiglie hanno i figli che studiano fuori, che lavorano fuori. Il mio, potete seguire questo programma attraverso anche una televisione web che abbiamo fatto, tutto a costo zero, che si chiama Local Community. Mi piacerebbe che tutti quelli che hanno i figli, che studiano, che lavorano fuori, si sentono cittadini di Gran Michele, perché il Gran Michelese siamo fatti così. Quando noi siamo fuori, diciamo che siamo di Gran Michele, perché questa piazza, questo impianto esagonale connota la nostra identità, ci fa sentire sicuri, forte. Allora voglio dire a queste famiglie, attraverso il web, facciamo in modo che la nostra città e risolve i suoi problemi a Gran Michele, ma che sia collegata con tutte le problematiche che esistono nella comunità nazionale e internazionale. Allora ringrazio i giovani che stamattina sono qui, giovani, poi forse sono io l'unico un po' più avanti, loro sono dei professionisti. Naturalmente ringrazio
Vittorio Di Geronimo, che lui è un po' come me, un audace innovatore. Noi ci piace scommetterci, ci mettiamo in gioco. Lui in questo momento è il direttore del Policlinico di Catania, che è la più grande azienda che esiste in Sicilia, e lui la trasformerà, la renderà una cosa operativa, farà in modo che quella azienda sia a servizio dei cittadini e non ad altre cose. E quindi lo ringrazio perché lui è qui stamattina, anche lui come me un po', a noi ci piace, quando noi lavoriamo abbiamo sempre in mente la nostra città, appunto, penso che lo facciamo tutti. Io in questo momento sto collaborando, Vittorio è il direttore del Policlinico, io sto collaborando con l'assessore Borsellino, stiamo lavorando per trasformare i servizi di salute mentale, ma la prima cosa abbiamo pensato a Gran Michele, poi ve ne abbiamo pensato al nostro Calatino, ve ne parlerò quando parleremo di sanità, naturalmente creando servizi nuovi, opportunità nuove, il lavoro, vi racconterò un po' di questa esperienza che nell'arco del prossimo anno creerà almeno nuove 50 occasioni di lavoro per professionisti, infermieri, medici, ausiliari, psicologi, assistenti sociali, eccetera. Allora, Vincenzo Fiocco ha un impegno, quindi io inizierei così. Vedete, io penso questo, il primo tema che noi affronteremo e che è in testa a tutti i nostri programmi è il lavoro. Io vi parlerò anche del bilancio, di come verrà gestito il comune. Vi posso assicurare, in tutti i posti dove sono stato io ho lasciato un bilancio sempre inattivo, e qualcuno qui mi è testimone, e penso che faremo questo a Gran Michele, metteremo i conti in sesto e lasceremo un bilancio positivo. Però il tema principale che noi affronteremo, tutti i temi che noi affrontiamo sono legati a creare opportunità di lavoro, e il lavoro non viene perché un giorno piove, il lavoro viene perché ci vogliono idee e progetti, idee innovative e progetti. E quindi noi iniziamo questa mattina con il primo tema, che è un tema importantissimo, che è l'ambiente, è l'ecosostenibilità, l'energia. Come possiamo creare lavoro attraverso l'energia sostenibile? Come possiamo creare opportunità? Adesso io mi taccio perché mi dicono sempre che parlo troppo e passo la parola a Vincenzo Fiocco e a Graziella Carobene, che vi spiegheranno come utilizzare le fonti rinnovabili, l'energia come occasione di lavoro, come sviluppo e come nuove opportunità anche di un modo diverso di concepire il comune. Chi vuole iniziare? Inizia Enzo, Vincenzo Fiocco. Anche seduto? Ok. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Fiocco e interverrò in questa assemblea parlandovi del patto dei sindaci. Innanzitutto devo rivolgere un ringraziamento a Raffaele Barone per averci interpellato sia me che l'ingegnere Carobene su questa tematica. La tematica del patto dei sindaci è una Ferrari, intendiamoci, parliamo subito in questi termini. Questa è una misura comunque che stimolerà fortemente la nostra economia, in quanto con questa misura di efficientamento energetico, di efficienza energetica, c'è la possibilità di mettere in moto nuovamente un'economia con tutte le prospettive che si possono realizzare. Innanzitutto spieghiamo che cos'è velocemente l'efficienza energetica. Efficienza energetica significa fare la stessa azione, ad esempio raffrescare, riscaldare, o che ne so, con un elettrodomestico come il frigorifero, raffrescare i cibi, le bevande e congelare i cibi, usando meno energia rispetto a un altro elettrodomestico che prima aveva consumi più elevati. Ovviamente questo tipo di azione porta un beneficio di tipo economico, andrò a spendere meno in termini di energia, un beneficio di tipo ecologico, perché andrò a evitare delle emissioni di anidride carbonica. È un beneficio di tipo sociale, perché queste azioni ovviamente coinvolgono diverse figure della società, diversi settori produttivi della società, con tutte le implicazioni che ne ricadono. La misura del patto dei sindaci viene fuori dalla direttiva 20-20-20, emanata dall'Unione Europea, la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. È un obiettivo ambizioso, più ambizioso del protocollo di Kyoto. E purtroppo
noi forse ancora siamo un po' lenti nei cambiamenti, il mondo cambia con una velocità maggiore di quello con cui noi ci adattiamo. Tutte le cose che accadono lontano da noi sembrano non riguardarci, essere lontani. Invece, proprio queste cose che accadono lontano modificheranno velocemente i nostri stili di vita. Fare un intervento di efficienza energetica, ad esempio in un edificio, significa andare a battere i costi del raffrescamento, del riscaldamento. E quindi, ovviamente, per fare questo tipo di interventi c'è bisogno di diverse figure che intervengano. Ora, ciò che è importante per il patto dei sindaci è capire che questo obiettivo del 20% deve essere raggiunto entro il 2020 è una misura importante, perché metterà in campo delle risorse economiche che ovviamente l'Unione Europea e tramite fondi a fondo perduto, finanziamenti a fondo perduto e sistemi di agevolazione fiscale per questi interventi consentirà di affrontare. Ora, il patto dei sindaci si struttura in tre fasi. La prima fase è quella dell'audit energetico, ovvero sia si va ad analizzare quelli che sono i consumi energetici, il bilancio energetico dell'intera città, in questo caso della città di Gran Michele. Tramite i dati del consumo di energia elettrica, di gas naturale, analizzando le strutture presenti, andremo a capire quelle che sono le azioni da intraprendere. La fase successiva è quella di implementare queste azioni. E da qui ne avremo le ricadute appunto economico, sociali e ambientali immediate. E la terza fase è quella dell'individuazione di eventuali ulteriori miglioramenti da apportare, oppure abbiamo raggiunto l'obiettivo. In tutto questo, ovviamente, credo che Raffaele Barone sia la persona che possa impersonificare nel modo migliore possibile questo tipo di progetto. Io, facendo parte della giovania del partito, ricordo nel 2005, se non vado errato, con la sinistra giovanile, quando c'era il segretario Marco Pitrella, noi avevamo già affrontato questi argomenti. Pensate che il protocollo di Kyoto è entrato in vigore con la ratifica della Russia nel 2005. Il patto dei sindaci, figlio della direttiva 2020, è entrato in vigore nel 2010. Quindi, quale migliore candidato sindaco come Raffaele Barone, che già aveva intravisto questa opportunità nel passato, possa impersonificare questo progetto. Io sono felice di essere stato interpellato su questo tema, anche perché le ricadute sociali sono notevoli e in un momento di crisi come questo che stiamo vivendo credo che sia un'opportunità da non farci scappare. La situazione in questo momento qui a Gran Michele è un po' drammatica. Il lavoro deve essere ancora avviato. Ci sono altri comuni nel nostro comprensorio dove i lavori di audit energetico sono già a un buon livello. Spero che da queste elezioni, soprattutto se ne uscirà vincitore Raffaele Barone, anzi ne sono sicuro, noi avremo un impulso su questa direzione. Ringrazio a tutti e cedo la parola all'ingegnere Carobene. Buongiorno a tutti. Allora, come ha detto Vincenzo, il patto dei sindaci ha un obiettivo, che è quello di riqualificare gli edifici che sono un po' nel nostro circondario. Come sapete, a Gran Michele ci sono tanti edifici che hanno bisogno di efficientamento. Pensiamo alle scuole, pensiamo agli edifici pubblici in generale, quindi uffici, dove dobbiamo ottenere sia la riduzione degli sprechi, sia il maggior comfort da parte per le persone che praticamente passano gran parte della giornata in questi edifici. Ora, l'obiettivo è quello di mettere in campo delle forze, dei tecnici che in qualche modo possono migliorare e rendere più efficienti questi edifici. Ora, si parla molto di rinnovabile, si parla molto di risparmio energetico, certificazione, risparmio, eccetera, eccetera, soprattutto in questo periodo di crisi. Però come facciamo a ottenerlo? La maggior parte delle persone pensano solo al fotovoltaico, come se il fotovoltaico fosse la risorsa che in qualche modo può dare. Per carità, è una porzione. Però l'efficientamento si può ottenere in tanti modi, quindi l'obiettivo, insieme a Vincenzo e alle persone che in qualche modo siamo state coinvolte, è quello di fare un'analisi di questi edifici per trovare la soluzione migliore. Ovviamente poi la maggior parte delle persone si chiede come affrontiamo questi costi. Prendiamo per esempio una scuola. Nella scuola c'è bisogno di ristrutturare ad esempio
l'involucro, cambiare gli edifici, cambiare gli infissi, cambiare il sistema di climatizzazione, eccetera, eccetera. Dice, come facciamo a sostenere questi costi? Ebbene, a parte i fondi che possono venire fuori dalla regione a fondo perduto, eccetera, esistono già degli strumenti messi in campo dallo Stato che in qualche modo ci possono aiutare da subito. Un esempio tra tutti è il conto energia del fotovoltaico. È vero, è un conto energia che in qualche modo sta volgendo verso il termine, perché il limite, il tetto che era stato imposto dal quinto conto energia si sta per esaurire. Però il fatto, ad esempio, di realizzare un impianto fotovoltaico su un edificio, in qualche modo, se io lo utilizzo per l'autoconsumo e faccio lo scambio con il distributore dell'energia elettrica, già quello rappresenta un investimento. Altra cosa importante è il conto termico, che è partito da pochissimo e che in qualche modo può aiutare, a differenza di quanto succedeva in passato, che le amministrazioni comunali non erano incluse all'interno, può aiutare anche le amministrazioni comunali. Per chi lo conosce, è una forma diversa delle detrazioni fiscali. Abbiamo visto negli ultimi anni le detrazioni fiscali del 55, del 36%, che erano rivolte quasi esclusivamente a privati o aziende. Adesso con il conto termico anche le amministrazioni comunali possono in qualche modo rendere parte a questo conto e quindi utilizzare dei soldi che vengono direttamente dallo Stato tramite bonifici, quindi sul conto corrente comunale. Per cosa possono utilizzarlo? Lo possono utilizzare per sostituire gli infissi, lo possono utilizzare per sostituire l'impianto di climatizzazione, lo possono utilizzare insomma per migliorare gli edifici. In qualche modo il comune, l'amministrazione comunale che deve gestire questi edifici può fungere da esempio per i cittadini, perché come sappiamo nel nostro paese, nel circondario, sono tanti gli edifici che necessitano di efficientamento, sia a livello pubblico che a livello privato. In qualche modo il comune può fungere da supporto. Io ringrazio Raffaele per avermi dato la possibilità in qualche modo di fungere da consulente, visto che mi occupo da anni di risparmio energetico e di impianti, e quindi in qualche modo posso apportare il mio contributo per il miglioramento del paese. Grazie. Io ringrazio sempre voi. E noi alterneremo. Adesso parla Vittorio Di Geronimo. Io ringrazio Vittorio che è qui, lui adesso riuscirci a parlare anche è difficile anche per noi. E qui in questa città lui ha lavorato, è stato per 10 anni presidente della società che ha gestito tutte le politiche ambientali, ha già presentato un progetto e quindi ce lo deve questo, di poterci spiegare un po' cosa aveva presentato, perché è un progetto importante che può creare sia... come dice, una società più dal punto di vista ambientale più vivibile, ma soprattutto creare anche opportunità di nuove occasioni di lavoro. Passo la parola a Vittorio e lo ringrazio per essere qui. Mi hanno detto che mi devo spostare, perciò... Intanto io penso a nome di tanti, voglio ringraziare Raffaele Barone che... diciamo, ha accettato di candidarsi a sindaco di questa città, cioè che ha il coraggio, diciamo, e mette a disposizione la sua esperienza personale, che non è poco, sia nei servizi sociali sia come amministratore pubblico dell'area di sviluppo industriale. Io vorrei ricordare a tutti voi che quando Raffaele Barone era presidente, ogni settimana c'era un'iniziativa volta allo sviluppo delle attività industriali. E tutte le... Adesso invece è da qualche anno che invece assistiamo a un lento degrado e declino dell'attività industriale, siamo quasi all'omicino. Perciò io la voglio ringraziare, perché mettere la sua esperienza a disposizione di questa città significa interpretare un nuovo modello di sviluppo della nostra comunità e del Calatino. Insieme abbiamo partecipato a tante cose positive sia nel comune di Gran Michele sia nel territorio. Voglio ricordare così in modo semplice questo polo del recupero che adesso io vi parlerò, è figlio dell'azione sinergica allora di Vittorio Di Geronimo, presidente Calatambiente, e di Raffaele Barone, presidente dell'area sviluppo industriale. Se Gran Michele, se il territorio del Calatino è primo in questo settore in tutta la Sicilia, lo si deve al fatto che allora, diciamo 10 anni fa, con lungimiranza abbiamo interpretato quello che tutta l'Europa fa. Cioè, ora non si capisce perché, se l'Europa lo fa, non si capisce perché il nostro territorio non lo deve fare. Allora, in questo percorso che è durato un po' di tempo e che adesso
diciamo, soffre di questa fase intermedia di passaggio tra una forma giuridica e un'altra forma giuridica, siamo nella fase in cui si può oggettivamente progettare il futuro. Il futuro si chiama Polo del Recupero, è una vera e propria area industriale con 5 stabilimenti industriali, 2 già ci sono, ma sono di piccole dimensioni, vanno, diciamo, rafforzati e ampliati, c'è già la progettazione è, diciamo, è stata fatta internamente, non è stata richiesta all'esterno, e all'approvazione della regione noi ci potremmo trovare da qui a qualche giorno l'approvazione di questa nuova area industriale volta al recupero delle materie prime e seconde che provengono dalla raccolta differenziata e che possono produrre ovviamente ricchezza per tutta la comunità e soprattutto per il comune di Gran Michele, perché è tutti gli interventi o la stragrande maggioranza degli interventi ricadono nella porzione di area industriale che è del comune di Gran Michele. Questo perché? Perché allora con lungimiranza noi abbiamo fatto in modo tale che quella porzione di territorio del comune di Gran Michele che ha incontrato Poggiarelli e tutti i nostri concittadini sanno, quella porzione di territorio è diventata area industriale. Lì ci sono le condizioni perché ci sia un grande impianto di compostaggio con le nuove diciamo, regole, con le migliori pratiche che in questo momento si praticano in Europa. Lì ci sarà un impianto di selezione della carta, della plastica e dell'alluminio che sarà all'altezza, cioè avrà quelle dimensioni tali che può essere, diciamo, competitivo nel territorio della regione Sicilia, visto che tutte le aree diciamo, del territorio siciliano ancora su questo argomento sono fermi, e perciò il fatto di essere i primi ci dà la possibilità veramente di essere, diciamo, non solo innovativi ma di, diciamo, cogliere il cambiamento e sapere che da qui a qualche anno, diciamo, ci sarà un obbligo, diciamo, non solo culturale legato alla legge, ma ci sarà un obbligo sostanziale a fare in modo tale che ci sia una produzione più bassa di rifiuti, e perciò si deve andare verso la raccolta differenziata spinta ovunque, anche nei settori artigianali e industriali come lo è in questo momento, ma in maniera più puntuale. Perciò essere pronti per questa azione è una cosa importante, così come è importante perché il governo regionale ha varato da qualche giorno l'abolizione della provincia e la costituzione dei liberi consorzi. Questo territorio è il territorio, diciamo, che è più avanti rispetto alle tematiche comprensoriali, perché questo territorio, a differenza del passato, in questo momento ha tutte le carte in regola per essere un territorio che attivi per prima degli altri il libero consorzio dei comuni. Il libero consorzio dei comuni significa mettersi insieme per fare tante cose, mettersi insieme nell'ambiente, significa mettersi insieme nell'energia, mettersi insieme nel recupero energetico, mettersi insieme nei beni culturali, mettersi insieme in tutte quelle cose che i singoli comuni a oggi non sono in grado di affrontare singolarmente, perché quando, diciamo, ci sono meno risorse e c'è bisogno, diciamo, di mettersi insieme, perché un po' ciascuno si riesce a trovare anche la possibilità di fare grandi progetti, da soli magari da soli i comuni non ce la fanno. Questa è la nuova prospettiva, questo è uno dei motivi perché noi pensiamo, io penso che Raffaele è il candidato giusto per questa comunità e per interpretare non solo a Gran Michele il cambiamento della città di Gran Michele, ma anche il cambiamento del territorio, per far sì che Gran Michele sia leader, come lo è stato negli ultimi anni, di questi processi di trasformazione della nostra comunità e del nostro comprensorio. Grazie a Vittorio per il suo intervento e soprattutto per quello che lui ha fatto per la nostra città e per il comprensorio. Infatti adesso noi passeremo a un'altra sua idea, un altro suo progetto che stava portando avanti e che sta portando avanti insieme a dei giovani, che è quello dell'utilizzo del parco archeologico. Il parco archeologico fa parte della nostra storia e della nostra identità, ma noi vorremmo trasformare la nostra identità, la nostra storia, in un'opportunità anche di lavoro, di conoscenza e quindi anche di innovazione, e fare in modo che questo parco archeologico venga utilizzato come strumento culturale e di opportunità di lavoro. Adesso Irene Novello ve lo spiegherà. Vittorio mi ha fatto pensare una cosa: forse certe volte noi siamo troppo avanti e certe volte paghiamo il prezzo di essere troppo avanti. Guardate, questa questione del consorzio dei comuni è fondamentale per lo sviluppo del nostro comprensorio. Io voglio ringraziare i dirigenti politici di questa città che lo hanno capito, che al di là delle vecchie appartenenze hanno capito che dopo l'elezione di Gran Michele
la nostra città deve proporre la costruzione di quello che è stato il sogno del Calatino. Abolite le province, faremo la provincia, ma la faremo in maniera diversa, nuova. E io ringrazio i dirigenti, le persone che hanno capito questo discorso, che è veramente superare le vecchie appartenenze, superare le vecchie cose, superare vecchi modi di pensare, perché poi un progetto di sviluppo si fa trasversale, un progetto di sviluppo si fa fra le persone che hanno idee, competenze. E invito anche altri giovani, noi continueremo con questo sistema, io cercherò di coinvolgere più persone possibile, ognuno per la specificità della propria competenza, a presentare qui la propria idea per la città di Gran Michele. E io sempre aggiungo, per il progetto di sviluppo del Calatino. Vittorio mi ha fatto pensare che quando una volta sono andato all'assessorato a spiegare che in quell'area industriale dove c'era la discarica, dove adesso se voi andate all'area industriale trovate 4 capannoni che Vittorio ha realizzato, ma lì c'era la discarica di Gran Michele, e spiegare a un funzionario che volevamo fare dei capannoni, lui mi diceva: ma che c'entra con l'area industriale? Diceva: ma scusa, io gli spiegavo in maniera così, con mente libera, ma un capannone è delle attrezzature che costruiscono servizi, non è un'operazione industriale. E poi alla fine si è convinto dopo 2 giornate intense di lavoro, e Vittorio con molta intelligenza e perseveranza ha realizzato. Adesso passo la parola a Irene Novello, che vi parlerà di questo progetto, che secondo me è un progetto innovativo bellissimo, che potrebbe veramente dare slancio e visibilità alla nostra città nel mondo. Passo a Irene Novello, che vi parlerà del parco archeologico, della fondazione anche del parco archeologico. Salve a tutti, mi presento, sono Irene Novello e ho studiato archeologia all'Università di Perugia, e nei miei studi mi sono occupata dell'area archeologica di Terra Vecchia di Gran Michele e del parco di Occhiolà. Colgo l'occasione e ringrazio a nome dell'associazione il dottor Barone per averci dato questa occasione. Noi ancora non ci siamo presentati alla cittadinanza gran michelese. L'associazione si chiama Associazione Terra Vecchia, ha la sede in via Garibaldi numero 65 e nasce nel luglio del 2012. È formata e vi lavorano giovani e non solo, giovani appassionati, professionisti, semplici granmichelesi che credono nel valore, in questa risorsa che dovrebbe essere considerata l'oro comunque di Gran Michele, e non soltanto delle semplici pietre come comunemente vengono definite queste cose. L'associazione, tengo a precisare, che è aperta a tutti, a tutti coloro che si vogliono cimentare come protagonisti nella valorizzazione di una risorsa molto importante per questo paese. Il progetto parte da un concetto base, la riappropriazione delle proprie origini, collegare Gran Michele alla sua storia passata. Uno dei punti fondamentali dell'associazione, che l'associazione vuole raggiungere, è diventare fondazione per poter agire nella realizzazione di determinati obiettivi. Uno di questi obiettivi è l'ampliamento dei confini dell'attuale parco, che attualmente ha un'estensione pari a 30 ettari, e noi vogliamo includere altre aree che hanno un'importanza archeologica molto importante, perché tengo a precisare che la storia di Occhiolà non inizia e finisce con il terremoto del 1693. Ma quei territori racchiudono in sé una storia pari a circa quasi 3.000 anni, che inizia nell'undicesimo secolo avanti Cristo, ovvero 11 secoli prima della nascita di Gesù sulla terra, e che rappresenta in sé un susseguirsi di diverse culture, di diverse società,
a partire dai popoli originari dell'Italia meridionale, che sarebbero gli Ausoni, i Siculi, i Greci, i Romani. Sicuramente l'insediamento che esisteva prima di Occhiolà, ovvero la presunta Echetra, era un insediamento molto importante, perché occupava una posizione strategica dal punto di vista dei collegamenti commerciali, in quanto c'era la Valle dei Margi con il fiume, che all'epoca era navigabile e che costituiva una via commerciale molto importante, in quanto collegava la Valle dei Margi a Gela e al porto, dove da lì attraccavano le navi per lo smistamento delle merci. Un altro punto importante del progetto è riprendere le ricerche archeologiche, che attualmente sono ferme. Perché riprendere le ricerche? Innanzitutto per avvalorare l'importanza archeologica del nostro territorio, che a livello archeologico ha un valore di importanza mondiale, è stato paragonato addirittura alla vicina Morgantina. Riprendere le ricerche archeologiche facendo delle convenzioni con le università italiane e straniere, incentivare la pubblicazione dei risultati di scavo con lo scopo di divulgare la cultura e renderla fruibile a tutti gli interessati. Noi vogliamo creare uno strumento socioculturale ed economico, perché non è vero che di cultura non si mangia, la cultura sviluppa tantissime risorse e può essere un'importante risorsa economica soprattutto per il nostro paese. E sicuramente questo progetto darà voce a tanti giovani, l'opportunità di creare posti di lavoro, evitando la cosiddetta fuga dei cervelli, che nel nostro paese è uno dei problemi dilanianti. Quindi quello che noi chiediamo ai Gran Michelesi è di credere in questo progetto e di appoggiarlo, e poi chi si vuole cimentare di venire all'associazione, associarsi, darci una mano ed essere protagonista nella valorizzazione di una delle risorse più importanti. Grazie. Che dire, il mio cuore si riempie di speranza e di fiducia. Noi abbiamo questa mattina iniziato un percorso. Per adesso la mia candidatura alle primarie, se dovessi diventare sindaco io, Graziella, Irene saranno sindaci di questa città, nel senso che porteranno avanti questi progetti. Vittorio sarà il nostro ispiratore, Fiocco sarà un ottimo tecnico. Io per finire vi voglio dire questo: noi abbiamo stampato poche copie di 10 punti e in questi 10 punti che adesso vi leggerò, ogni punto è uno spunto per riflettere, per ragionarvi. L'abbiamo fatto con carta riciclata a costo zero, tutta la nostra campagna elettorale costerà zero, lo faremo così con il volontariato, con l'intelligenza, la passione che oggi Graziella, Irene, Vincenzo e Vittorio hanno messo in questa prima giornata. Quali sono i punti che voi potete andare a cercarvi? Noi abbiamo apposta fatto poche copie perché potete andarvi a scaricare sul web, collegandovi con il mio blog Raffaele Barone WordPress, con Facebook, con YouTube. Questa manifestazione ve la potete rivedere in YouTube. Vi dico quali sono i 10 punti e invito ognuno di voi a pensarci per ogni punto, perché spero, non dico ogni domenica, perché ci sarà una domenica, penso che faremo un dibattito, non so se qui, in qualche altro posto, fra i candidati della coalizione per lo sviluppo civica, per lo sviluppo del Gran Michele, ma io spero di qui a giugno ogni domenica affrontare un tema come l'abbiamo affrontato questa mattina. I punti sono questi: Gran Michele etica e trasparente, non ci entro adesso nei punti, li spiegheremo uno a uno.
lo sviluppo locale e la programmazione, lavoro e lotta alla disoccupazione. Su questa cosa voglio dire due parole. Ogni volta che noi facciamo un'iniziativa, almeno quando mi trovo coinvolto io, molta gente poi dice: ah, ma queste cose sono troppo un po' complesse, complicate, appunto perché spesso uno è troppo avanti e per capirlo ci vuole un po' di tempo. Però vi posso assicurare una cosa: se avremo 4 soldi in questa città, la utilizzeremo per tappare i buchi, perché le strade siano fatte bene, per tappare i buchi, che non ci sia una strada, come dice, non asfaltata in maniera adeguata. E se avremo 4 soldi, scusate ma non è demagogia, lo utilizzeremo per fare i cantieri di lavoro, per dare opportunità di lavoro alle persone, per dare un respiro, un sollievo, e poi fare lavori che possono essere utili alla città. Questo lo dico come, perché parleremo di cose che sembrano avveniristiche, ma se avremo 4 soldi li spenderemo per queste cose. Uno, per dare a tutti noi l'opportunità di vivere in una città bella, organizzata bene e anche, come dice, efficiente, e l'altro per dare sollievo soprattutto alle persone che sono in più grande difficoltà, perché a Noldi ci sono, c'è la cassa integrazione, da noi non c'è neanche questo, e per me i cantieri di lavoro sono una forma di cassa integrazione e un diritto di cittadinanza per i cittadini. Poi un punto che affronteremo è il welfare municipale, che include, parleremo qui di progetti sociali, di sviluppo. Qui c'è Cristina, spero che ci darà una mano, perché lei è stata per 10 anni, ha guidato il servizio sociale nella comunità di Caltagirone, che è stato un esempio nazionale. E su questa cosa mi piacerebbe che Gran Michele, vivono molti stranieri a Gran Michele. La legge nuova che ha fatto Crocetta prevede in qualche modo una sorta di sindaco degli stranieri. Io spero che ci sia un osservatorio degli stranieri e che gli stranieri che vivono nella nostra città, che contribuiscono allo sviluppo delle nostre aziende, possono avere il loro rappresentante. Spero che insieme si organizzino per avere anche una rappresentanza, e spero, come dice, anche femminile, se possibile. Sapete che adesso c'è la legge che bisogna votare entrambi i sessi, maschi e femmine, quindi, come dice, Crocetta in qualche modo sta cambiando, sta provando a cambiare la Sicilia. L'altro punto, già stamattina ne abbiamo cominciato a parlare, Gran Michele, città d'arte. Spero che in questa città la cultura, come dice, diventi occasione di sviluppo delle idee, della creatività, ma anche, perché no, stamattina l'hanno spiegato in maniera brillante, anche occasione di nuove opportunità. L'altro tema è legalità, sicurezza cittadina. Questo è un tema importante. Il sindaco è l'autorità di garanzia della sicurezza della nostra città. Il sindaco, in collegamento con la prefettura, con le forze dell'ordine, rappresenta la sicurezza della città, e Gran Michele deve diventare una città sicura, non facendo propaganda, ma lavorando, come dice, con intelligenza, in modo tale che i cittadini sappiano che quando vanno al comune in maniera discreta trovano interlocutori. Io questa cosa già l'ho svolto all'area industriale, sapevo gli imprenditori quando avevano un problema potevano venire in maniera riservata, riservata e adeguata, per trovare risposta ai bisogni di sicurezza. Poi Gran Michele ecologica e sostenibile, già stamattina ne abbiamo parlato del primo progetto, e poi qui sono più interessati i giovani, noi abbiamo chiamato città digitale smart nel mondo. Esistono tutta una serie di progetti in cui le città vivono anche in maniera virtuale, hanno possibilità di sviluppo attraverso le reti web, le reti internazionali. Noi lo dobbiamo fare per noi e anche per tutti i cittadini che vivono nel mondo, che lavorano in Italia. Gran Michele giovane, creativa e sportiva. Io qui voglio dare atto a questa alleanza che stiamo costruendo. Ci sono dei progetti per migliorare lo sport a Gran Michele, e noi porteremo avanti alcuni progetti che già sono in cantieri, messi in atto presso il comune di Gran Michele. Già so che è stato finanziato la costruzione del palazzetto dello sport. Comunque di queste cose ne parleremo. C'è un progetto per completare il campo sportivo. Comunque ci sono una serie di progetti rispetto allo sport. E infine, Gran Michele attende all'infanzia e all'adolescenza.
L'adolescenza, oggi chi vive la maggiore drammaticità dal punto di vista sociale e psicologico sono i giovani, i ragazzi, che sono il segnale del cambiamento, ma sono anche il segnale del disagio e della difficoltà. Noi, in collaborazione con le scuole, vorremmo dare un'attenzione particolare per migliorare la comunicazione fra i genitori e i figli dentro le scuole. Ecco, questi sono i programmi che noi svilupperemo con questa modalità in questa piazza per sviluppare il battito. Penso che piano piano migliorerà anche il tempo e spero che nelle prossime settimane avremo anche il tempo di fare domande. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, è aperto già da stamattina. Se qualcuno vuole fare qualche osservazione, e spero che tutti i giovani che si stanno candidando nelle nostre liste, nella nostra coalizione, cominciano a pensare di venire qui e poter raccontare. Io dirò a tutti i nostri candidati: perché ti candidi, qual è la tua idea, e poi naturalmente farò un po' di propaganda per me, perché con me. Perché con me? È chiaro che poi dobbiamo. Io ho giocato a pallone. Quando si gioca per vincere. Io sono disponibile a perdere. Qualcuno dice: c'hai tutto da perdere, non nulla da perdere. Spero che in ogni caso questa storia, come finirà, le idee che abbiamo messo qui, da questo momento che sono state messe in piazza, appartengono a voi, appartengono alla nostra comunità. In ogni caso avremo dato un contributo di idee e di progetti. Spero che possiamo dare anche poi in futuro un contributo di buon governo per Gran Michele, io sempre aggiungo per Gran Michele e per il nostro comprensorio. Grazie. Grazie a tutti voi che avete partecipato e spero che piano piano si allarga questa platea. Grazie. Oh.